I legali della famiglia del piccolo Tommaso D'Agostino, deceduto a seguito dell'incidente all'asilo Primo Maggio a Pile, in una conferenza stampa convocata un po' a sorpresa, hanno voluto fare un punto rapido della situazione, ma anche spiegare alla stampa una precisa richiesta della famiglia, quella di evitare di contattarli anche attraverso amici e parenti. L'avvocato Romano ha parlato di stalkeraggio a volte. Gli avvocati Tommaso Colella e Catiuscia Romano hanno spiegato che i fatti sono chiari per tutti e anche la gravità della situazione. Si era in una fase processuale delicata, ha detto Colella, in cui cerchiamo di capire come si sono svolti i fatti ed è una parte coperta da segreto istruttorio, quindi la preghiera è capire che noi non possiamo assolutamente riferire elementi sensibili, ha ribadito. In generale, come succede per questi eventi, ha proseguito il legale, che sono drammatici, vengono svolti accertamenti sul corpo del bambino meno invasivi possibile, ma poi vanno svolti accertamenti sulla dinamica, sui luoghi per capire come erano prima e per come sono stati al verificarsi degli eventi. La preghiera generica, ha insistito poi il legale, per evitare che i genitori possano soffrire altre conseguenze sfavorevoli, è rivolta a tutti, per cercare appunto, nei limiti del possibile, salvaguardando il diritto di informare, di tenerli indenni da altre conseguenze. Si è a poche ore del fatto, hanno spiegato, non si può chiedere a loro di interagire come invece possiamo fare noi, per cui insomma massima disponibilità da parte loro, ma devono preservare i genitori ed essere un filtro. I legali non hanno fatto riferimenti a interviste precise e non hanno menzionato nessun organo di stampa, ma l'avvocato Romano ha parlato di alcune cose mal riportate e alla precisa domanda di un cronista sul perdono, lei ha risposto: non credo che i familiari ora stiano pensando a questo. Come è noto, sulla stampa nazionale circola da ieri un'intervista al papà del piccolo Tommaso. In realtà, ha aggiunto Colella, non c'è da colpevolizzare nessuna condotta, ma fare lo sforzo di capire cosa è accaduto. Tutte le persone coinvolte stanno soffrendo, anche i bambini feriti stanno subendo. Un evento che nessuno avrebbe voluto si verificasse, sono tutte vittime. Il legale sull'autopsia non si è sbilanciato, ci diranno quale modalità e resoconto di tutto successivamente, ma la sensazione è che a breve potrà esserci il saluto a questo piccolo così sfortunato. La famiglia chiede di poter vivere questo momento nel più stretto riserbo. Gli eventi che si sono verificati purtroppo sono, come potete immaginare, assolutamente gravi e hanno sconvolto la vita di una comunità. Per noi che, come dire, abbiamo vissuto in questi 2 giorni la città, ci siamo subito resi conto della gravità dell'evento. Immaginiamo quindi che la famiglia lo viva in modo esponenzialmente, come dire, in modo più drammatico. Quindi la famiglia in questo momento chiede tramite legali e tramite le persone che in qualche modo debbono istituzionalmente mantenere quel minimo di lucidità che consente alle cose di andare avanti, di essere preservata, ecco, da incombenze che possono anche svolgere altri.